Nel post gara di Ossiamare Budoni, l'Ossiamare esce sconfitta per 3-2 al termine di una gara pirotecnica rocambolesca, un finale sicuramente pazzesco con l'episodio che naturalmente ha lasciato un po' tutti allibiti, ma noi ne parliamo di tutto questo insieme con il vice allenatore biancoviola Daniele Beretta. Buonasera, mister. Buonasera. Mister, allora, un primo tempo nel quale il Budoni è andato avanti, ha sfruttato delle situazioni, ha trovato i gol del vantaggio e del raddoppio con Fontanella, poi una grandissima ripresa da parte dell'Ossiamare e quell'episodio finale. Sì, diciamo che oggi la partenza non è stata buona. Ci siamo trovati a recuperare sotto i due gol, quindi a recuperare questo doppio svantaggio e diciamo che abbiamo regalato il primo tempo. Lo sapevamo, di fronte un'ottima squadra con degli ottimi attaccanti, abbiamo preparato la partita proprio inerente a questo e sapevamo che era una coppia che si muovevano molto bene, collaboravano molto bene insieme, hanno fatto anche veramente tanti gol in questa categoria. Quindi ci aspettavamo una squadra che riversava il loro gioco soprattutto sulla coppia d'attacco. Noi sicuramente abbiamo perso un'occasione oggi importante per poter ambire così a una posizione che ci appartiene, che abbiamo dimostrato fino ad oggi. Accettiamo questa sconfitta con l'amaro in bocca perché è normale che a 4 domeniche dalla fine, dover stare così ancora a lottare per un posto che ci ha visti protagonisti in questo campionato, un pochino ci dà fastidio, però questo è il calcio, anche se così i ragazzi nel secondo tempo hanno avuto un'ottima reazione, sono così riusciti a rimontare questi due gol che ci avevano rimesso in corsa per poter magari anche ambire a una vittoria. Purtroppo così non è stato, accettiamo il verdetto del campo, bisogna sempre riconoscere poi anche il merito della squadra che si incontra, che ci ha dato filo da torcere e quindi ora dobbiamo accantonare immediatamente questa brutta caduta. E ripartire già da domenica prossima contro un Sora che sarà agguerrito, che speriamo così di rifarci subito. Mister, però non possiamo non chiederti un tuo giudizio su quel finale e su quell'episodio finale e sull'arbitraggio in generale. Ma l'episodio finale è normale che a pochi minuti dalla fine, anche se così l'arbitro aveva decretato il gol, è stato influenzato dal suo collaboratore, poi in questa categoria lascia il tempo che trova, anche perché era molto molto distante rispetto al direttore di gara. Per cui è un episodio che ci lascia un pochino così interdetti, però sappiamo che questo è il calcio, so che è una frase fatta, bisogna accettarlo, avere la forza di ripartire già da martedì. Un pochino ecco, con il morale un pochino così in calo rispetto magari a 7 giorni fa, dove abbiamo così ottenuto una grandissima vittoria. Oggi purtroppo è andata male. Bisogna, ripeto, continuare a pensare che abbiamo ancora 4 partite, abbiamo la possibilità che questa squadra merita di andare a giocare ancora una chance per poter nei playoff e poter ambire magari qualche risultato che gli appartiene. Messe ripartire naturalmente verso il nuovo impegno che sarà Altomei contro il Sora, sicuramente un campo difficile e un avversario che naturalmente vorrà vincere per chiudere il discorso salvezza. Sì, lo sappiamo che è un campo ostico. Poi conosciamo molto bene la squadra che all'andata ci ha battuto, quindi la dobbiamo preparare nel migliore dei modi, come abbiamo fatto durante tutte le settimane.
quindi ci sarà sicuramente un accorgimento particolare, soprattutto anche loro hanno due ottimi attaccanti e quindi bisogna stare molto molto attenti, ma credo che sicuramente questa squadra, come ha sempre dimostrato, avrà sicuramente una reazione di orgoglio e sicuramente andremo a Sora per cercare di ottenere un risultato positivo. D'accordo, grazie mister, in bocca al lupo. Aver ascoltato il vice Berretta, siamo con il capitano biancoviola Adriano D'Astolfo. Buonasera capitano. Buonasera a voi. Partiamo subito da questo finale, ormai il 3-3 sembrava essersi materializzato e sarebbe stata una grande rimonta da parte di uno Ostiamare che aveva già rimontato due gol, subito di nuovo il terzo gol del Bodoni e poi questo episodio finale. Sì, diciamo che non è che mi piace molto parlare degli arbitri, però purtroppo almeno in questa situazione mi sembra palese l'errore. E ho parlato anche con l'arbitro a fine partita e tutti pensavamo di un fuorigioco, invece l'arbitro parla di un tocco di mano nel secondo colpo di testa di Costantini, cosa che mi sembra ridicola, perché ricordo perfettamente la respinta sulla linea, che alcuni dicono addirittura che la palla fosse già entrata, insomma. E invece l'arbitro parla di un tocco di mano nel colpire di testa, cioè mi sembra una decisione un po' strana, però tanto il risultato non cambia in questo momento, quindi rimane comunque la reazione, sicuramente il pareggio era meritato. Possiamo dirlo, è stato un primo tempo non da Ostiamare delle ultime partite. Avevamo in mente questo Ostiamare che partiva a sprombattuto, che creava occasioni e tutto, invece c'è stato qualcosa che non è andato nel primo tempo. Sì, sicuramente sì, anche perché finire 0-2 significa che qualcosa, insomma, non è andata per il verso giusto. Loro sono partiti bene, forti, e i due gol sono due errori nostri, e quindi il primo tempo è sicuramente da buttare. Poi grande reazione nella ripresa. Sì, purtroppo capita nel calcio, non è una giustificazione, capitano quelle partite che non ti rendi conto di prendere due gol così pronti e via, poi su due lanci, quindi due errori nostri. E l'abbiamo capito e siamo rientrati comunque con lo spirito per poter pareggiare in primis e poi anche vincere la partita. Ci eravamo riusciti, poi purtroppo anche il terzo con loro era evitabile. E comunque già il pareggio era comunque una vittoria per come si era messa. E cerchiamo di ripartire già da domenica dalla reazione. Domenica che sarà al Tomei contro il Sora, sicuramente un avversario difficile su un campo difficile. Sì, un avversario difficile, ha dimostrato già l'andata, un campo difficile dove già siamo stati capaci comunque di espugnarlo due anni fa. La vittoria serve a noi, prima di tutto, e so che i nostri tifosi ci tengono particolarmente, quindi dobbiamo pensare a noi per la classifica, ma dobbiamo anche batterli per dare una soddisfazione comunque ai nostri tifosi. Grazie capitano, in bocca grazie al lupo. Grazie a voi, arrivederci.